tarda a noia, tu vi scordate guai, a casa mia sembra confusione, ma insieme a noi va passa depressione. Ben 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 basta capo, voi mi spassate assai. Ben 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 benvenuti in casa di Maio. Che vergogna, che vergogna. Siamo tutti uomini. È una parola grande dire sono uomo. Eppure ho figli vostri. Uno gli dà quella possibilità di uscire da questo momento di miseria cronica che non deve mai una lira, peggio di me. Uno se lo chiama e dice guarda, noi questo fatto dei soldi falsi ci arricchiamo, usciamo sotto il preda, sotto il mazzato. Ma chi l'ha a un certo punto, io mi metto paura. Mi ha fatto buono, perché mio figlio non è un bandito come te. Lo fatto illegale, così non lo poteva fare. È un angiolillo, è un santo, figlio mio. Ah, c'è capito, invece fossero 10 e fatente che faccio queste cose. E allora una volta che è questo, scusate, mi dovete spiegare perché ma voi siete entrati in questo meccanismo illegale ad un l'angiolino certe cose non ne fanno, perché? Per curiosità, voglio vedere, sono curiosa. Mi siete curioso, veramente, ma siete curioso proprio voi con questo cappello in capo, non che siete curiosi che volete sapere. Curiosa di vedere. Come, comunque la cosa principale, mo, la materia prima per stampare i soldi. Tenete soldi? No. Anche la lira? Hai soldi? No, neanche una lira. Mi sono fatta la domanda da solo. Allora, tu c'hai i soldi? Ma non c'è bisogno. Come stampiamo senza i soldi? Ma io tengo il dischetto. Mi sono copiato l'immagine di tutti i soldi da internet. Basta come attaccato e stampiamo tutti i soldi del mondo. No, veramente. Allora, ma ti devo confessare una cosa. Io onestamente negli ultimi tempi mi ero convinto di tutti i dischetti. Ma tu invece sei un mezzo genio. Ah. Sei un mezzo genio. Aldo, brava che soldi. Vado. Poi basta che premo qua. E aspettiamo. L'ha fatta tale quale! Agno, guardate, su tale quale! Ma sono del vecchio conio! E sono il vecchio conio! Che catta dei conio? Che catta dei gelati? Cosa fai che gelati? Queste sono lire, non sono che euro! Aspettate, aspettate! Avrei ragione! Su tale quale, Aldo! Ma è a 1000 lire, 2000 lire, 5000 lire! Aldo, ti voglio bene! Metto un dischetto che metto un dischetto all'euro, fai presto, un dischetto all'euro. Prima, prima, Aldo, prima. Sono che buono, ah. Questi sono gli euro proprio. Guarda qua, bello, bello, è fatto bene veramente. Però, facendo un'altra considerazione, mo, un'altra considerazione. Qua sta, o 500 euro, o 100 euro, o 100 euro, 50 euro. Sono taglie grandi, sono taglie grandi, la gente se la controlla. Sebbene quello questo è fatta bene, guarda, contro luce si viene pure la figlia di grana, rinde. La figlia di chi? Si vede qua, guardate, preciso proprio la figlia di grana. Ma la figlia di chi? Non ci capisco. La figlia di mamma, tu filetto che sapete che ti dica. La filigrana. La filigrana. Tu dici la figlia di grana. È l'emozione, l'emozione. L'unico problema è troppo grosso, hai capito? Dobbiamo mangiare una parte che ha 5.